video assaggio. Questo mese di febbraio sarà pieno di video assaggi, ritorneranno tanti video mukbang, quindi mi raccomando, mettetevi comodi. Iniziamo. Questo reparto? Esatto, iniziamo. Ok, da questo. Hershey's. Allora, Hershey's Choco Rolls Cookies and Cream. L'ultima barretta di questo marchio, non vi diciamo niente. Indovinate qual è il gusto che ci ha fatto rabbrividire. Ah, sono due? Sì, sì, sono due. Ok, prendi uno. Si presenta così. Ho assaggiato una piccola briciola e mi gusta. Vediamo. È ripieno dentro? Un po'. Sì. Cioccolato bianco, molto niente ripieno. Mi aspettavo tipo fuori un cioccolato bianco un po' più forte. No, invece no. Un po' insulso. Tipo solo la cialda. Cookies and cream. Anche se quando io l'ho acquistato pensavo che fosse tipo uno solo grande. Dalla foto non pensavo che fosse così piccolo. Voto? Ah, voto, scusi. 4. Ok, proseguiamo. Dai, prendi quello che voglio. Questo primo. Allora, questo è Oreo giapponese alla vaniglia. Allora, Oreo tortina alla vaniglia. Stai tranquilla che ci deluderà. Te lo dico, sarà pessimo. Se non sarà buono, sarà buonissimo. Già l'odore. Allora, mi ricorda una briscina. Vediamo un po'. Ma è un po' tutto. Sarà morbida. Guarda che l'odore mi ha spaventato. Buona. Però è profumata. È molto dolce. Si sente la vaniglia, L'odore mi ha spaventato tutto, secondo me è forte. Buona. Tutti di che però. Si sente tipo un po' di... forse cornetto, non lo so. No. Non mi ricordo. La vaniglia non è che si sente. Cioè. Ma sai, forse è un po' che mi ricorda. Mi ricorda un po' il retrogusto che lascia il Bondi. Non un po' piace, quel gusto. Non un po'... No, è buono. Cosa confezionata di quel. Esatto, un crescina confezionata. Avevo un'aspettativa un po' più così. Mi ispirava e giustamente per il formato in sé, sì, che è sfizioso. Però avevo paura che si sentisse un po' troppo tipo di dolcificante, di chimico, invece no, molto delicato. Un 5? Sì. Prossimo. Io direi continuiamo col dolce, poi ci tuffiamo sulla bevanda e poi andiamo al salato. Ok. Ultimo dolce di questo video. Bravo, allora, quando ci sono questi biscotti, io ho sempre molta paura. Speriamo bene. Galaxy Cookies White Chocolate Chunk. Per quello che costano. Allora, si presentano come sulla confezione. Aceto croccantino. Vediamo. Ma poi ci sono pure i pezzi di gocce di cioccolato bianco. Spera sia buono questa goccia di cioccolato. No, com'è? È burro. Burro. È burro. Immaginati gocce di cioccolato scaldato oppure gocce di cioccolato al latte e gocce di cioccolato normale bianco, però sento solo il biscotto ma non sento la cioccolata. E pure ci sono i pezzi. Io non l'ho sentito questo cioccolato, però è buono. Però la cioccolata bianca non si sente, posso dire.
Manca qualcosa al biscotto. Ah. Un po' più di salatino, un po' di... Non lo so. Come se fosse un tutto, non è buono? Sì, sì, è come se fosse solo la pasta del biscotto, cioè non si sente un altro sapore. Pensa, invece... Secondo me questo è al cioccolato. Esatto. Sarebbe stato... Oppure cioccolato con le gocce di cioccolato bianco. Sì. Perché il biscotto in sé è buono, cioè non so quei biscotti ci manca il sapore del cioccolato. Però è buono un biscotto 5. Sì, pure per me. Però tipo questo lo inzuppere nel latte e caffè. Sì, questo perché sì. Con il caffè gli dà quell'aroma in più, quella marcia in più. Sì, questo secondo me è poco adatto. Ok. Ci sta, abbiamo dato il voto. Voto 5 abbiamo detto. 5-6. Dai, sì, un bel 6 se lo merita. 6? Ok. Siamo già con i bicchieri perché andiamo a provare una bevanda. Allora, questa bevanda si chiama Mia Kombucha Kombucha Limone. Mi sembra che abbiamo letto che questa bevanda kombucha. No, proprio come si legge, kombucha. Come sta scritto. Kombucha allora. Kombucha. Qui dice che è una bevanda altamente frizzante ottenuta dalla fermentazione del tè zuccherato. Quindi sono curiosa. E in più c'è anche il limone. Un po' così. Un po' così. Perché comunque sta ferma tipo da 2-3 mesi nel frigo, perciò è così fredda. Che questa qui me la inviamo con l'unboxing della collaborazione... Con Macadamia. Esatto. Sì, ancora me. Sapevo su Lia. Uno. Ah, molto limonosa. Mi senti proprio che tè frizzante, cioè tè frizzante, limone. Buono. È bello deciso il gusto. Mi ricorda un po' l'Arizona. Però questo però è ancora questo è più marcato. Buono. Buono. Top. Ci è piaciuta, meno male. Ci voleva questa cosa un po' rinfrescante. Ma io l'avevo considerata apposta e ho detto con un video assaggio. Sì. Ottima. Ok. Voto? Voto 7. 8. Ci sta. Mi è piaciuta. Questa pure secondo me non fredda. Chissà. Sì, alla fine si può bere in tutti e due i modi. Salato! Allora, Cheetos. Questo è ham and cheese. Quindi sarebbe prosciutto e formaggio. Mi piace tantissimo il pack. Il colore con la fila di romanzi, anzi, questo sta vai, ma questi sono proprio. Guarda qua, come sono i bastoni. Vedete, questo è un po'. Delicato però, però si sente buono. Non avevo dubbi. Wow. Non disgusta. Mi sentono tutti i tuoi sapori. Ma la patatina è buona. Come ci si divide adesso da questo pacchetto? Prova. Abbiamo l'altro da registrare, vai, stacca. È nulla. Quindi è nulla. Noi speriamo che questo video vi sia piaciuto, che ovviamente vi abbiamo tenuto un po' di compagnia. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!